43 e mezzo, Camelot in vantaggio, si va sulla retta opposta alle tribune e anche al completamento dei primi 800 metri che il leader passa in 59. Nella scia di Camelot sempre Cataley a Pomodoro, qui corre più a largo, poi conflitto, all'esterno c'è Crono GBB, poi ancora Karai Cruz, 13,8 il primo chilometro di Camelot Aere, quando si va a 450 alla conclusione, Cataleya va su Camelot, poi Commodoro, qui cover view, conflitto. Crono GPD, Countach all'esterno, la retta di arrivo con Cataleya all'attacco di Camelot, poi Qualificato numero Commodoro, 7. Cataleya che passa e si avvantaggia al comando, Cataleya, poi Camelot. E Numero 2 Commodoro, squalificato, numero 2. Cataleya facile alla meta, mentre per il secondo Camelot contiene Commodoro, quindi Countach e Quick Overview. 1,58 scarso, la media dovrebbe essere intorno all'1,13 e mezzo, 13,6. Il successo è per Cataleya. Wise AS, Alessandro Gocciadoro in salchi alla figlia di Vivid Wise AS. Il training è sempre di Alessandro, i colori sono del signor Edoardo Guida. Ottimo secondo, Camelot Aere davanti a Commodoro, poi Countach e Quick Overview. Gli 800 di Avenida di Luggi in un minuto appena abbondante. Avenida è seguita da Ajaccio, al largo c'è Astrales, poi a Virvintin con Aridosso, Abyss Wise AS. Il primo chilometro di Avenida di Luggi tutti alle 1,15. Cavalli che stanno completando anche la seconda curva, due coppie al seguito di Avenida di Luggi, la prima composta da Ajaccio e Astrales, la seconda da Virvintin Cam e Abyss Wise AS, 1,29,5 e 1,200. In vantaggio Avenida, Astrales si impegna all'esterno, si porta appresso Abyss Wise AS, alla corda c'è Ajaccio, in coda Virvintin Cam. Quelli che vanno verso l'imbocco della curva conclusiva con Avenida e Astrales sempre in coppia in avanti, il passaggio ai 1,6, 1,58. Astrales che appariglia Avenida che è richiesta, Ajaccio lungo la corda con all'esterno Abyss Wise, poi Avril Bentenkamp che aspetta il momento giusto per piazzare il suo parziale. Intanto Astrales guadagna qualcosina su Avenida che è stanca, Ajaccio non ha spazio, dalla scia di Astrales sposta Abyss Wise, seguito da Avril Bentenkamp, Astrales in vantaggio, Abyss Wise che attacca. Astrales e Abyss in lotta, Abyss Wise che nel finale prende il sopravvento, Abyss Wise AS viene a bissare il recente successo romano su Astrales, su un fantastico Astrales anzi, e su Ajaccio. Dunque io ho 2,42, la media. I 2000 netti sono 2,27 spiccioli, quindi la media dovrebbe essere intorno al 13,5, 13,7, 13,8 potrebbe essere la media al chilometro per Abyss Wise AS, erede di Marajà, con Insalchi e al training Alessandro Gocciadoro che raddoppia immediatamente il successo che avevo ottenuto in precedenza con Cataleya Wise AS, questa volta per i colori della scuderia Ale & Teni. E il gruppo è chiuso da Vamos OB. 58,7 per i primi 800 metri, il passaggio al primo chilometro per Ubico in 1,13 e mezzo, anche un pelino meno.
a largo sempre d'Artagnan, in corda aria e ferma, poi viola con all'esterno Zwicky Fox, ancora Zax Club, ubico in vantaggio al termine della piegata, D'Artagnan che insiste all'esterno, poi ci prova Zax Club, non ha spazio, aria e ferma, D'Artagnan che prende il sopravvento subito, Castagnada attaccato ora all'interno da Ariel Ferma, a largo c'è anche Zax Club, D'Artagnan in vantaggio, Ariel che insegue, poi Zax, D'Artagnan, e sono tre le vittorie per Alessandro Gocciadoro, davanti a Ariel Ferma, poi Zax Club e Ubico Castagnada. Aveva lotto, lo schema era tutto in salita, ha dovuto fare 1.56.8 girando aria in faccia all'esterno e è venuto a capo dei rivali. Complimenti davvero. Il figlio di Ready Cash e Armbro Carol, allenato e guidato da Alessandro Gocciadoro per i colori della scuderia Écurie Carsco, vince il premio Castel Gandolfo con una media intorno all'1.13, forse anche un filino scarso, insomma intorno all'1.13 dovrebbe essere la media al chilometro. Vincenzo iniziale di 46 abbondante, posta Camisonic OB, approfittando del rallentamento della battistrada, quale chiude ora i primi 800 metri, li passa in 1.15. Si va verso l'imbocco della curva conclusiva con Chanel in vantaggio, City of Stars nella sua scia, al largo di sale Camisonic, in corda c'è sempre Calliope con al largo Coca-Cola, chiude il gruppo con i degretti, metà della piegata conclusiva, chilometro in 1.17 molto scarso per Chanel Dutras, sempre saldamente al comando a 400 dalla conclusione, 31.5 1.200 con Chanel in vantaggio, City che sposta, poi Coca-Cola, ancora Camisonic, Chanel che allunga a 200 dalla conclusione, City of Stars che prova l'attacco, Chanel però si distende bene lungo la corda e Alessandro si avvia al poker, 4 su 4 per Alessandro Gocciadoro, il giallino domina oggi, il secondo posto per City of Stars, per il terzo, rivediamola, bisogna rivederla sul traguardo, eccola qua, Chanel che va a vincere facile, City of Stars che la segue a intervallo, 4 su 4 ripeto per Alessandro Gocciadoro, stavolta con la figlia di Varenne. Per il terzo, no, ce l'avrebbe fatta ancora Coca-Cola S a salvarsi da Cluny dei Greppi. Questa volta Alessandro Gocciadoro impone un portacolori del una portacolori della scuderia Orsis Our Passion da Varenne e Olika Dutras. Chanel Dutras. Il tempo al chilometro dovrebbe essere intorno all'1.15.6, 15.7.